sentire ciò che facciamo come, no, un insieme fluido e mobile. Questo non vuol dire che non ci sono dei punti fermi. Qui dalla cartina si vede insediato anche Trefl, che è stata la prima opera realizzata come anticipazione di tutta l'operazione del Parco d'Arte Vivente un paio d'anni fa, Trefl di Domenico González Forest, che è questo grande quadrifoglio, che è stato, diciamo, l'operazione, l'intervento start che ha dato avvio al progetto del Parco d'Arte Vivente. Rivestito di erba, che è costruito all'interno del suolo di Torino in depressione. E difatti lei nella visione che ha di quest'opera evoca due elementi che l'hanno colpita. Uno sono queste chiese di etiopi, degli Alibela, nella Gerusalemme etiope, che sono delle chiese scavate nella roccia, delle architetture realizzate per sottrazione del terreno, e che quindi si nascondono nel paesaggio. Uno si accorge della loro presenza nel momento in cui è proprio a ridosso di queste costruzioni. E l'altro è il paesaggio dei Grand Canyon. Anche il Grand Canyon in fondo è un paesaggio che sta sotto l'orizzonte, cioè non è un paesaggio che ha uno skyline particolare o emergente. Quindi sono tutte forme, sia questa più architettonica, sia il Grand Canyon più naturale, di elementi nascosti nel paesaggio che si disvelano piano piano, man mano uno si avvicina. È un'architettura appunto schiacciata dentro nel terreno, emerge perché all'intorno è stato scavato il terreno di Torino, c'è questo percorso circolare che circonda questa specie di fossato, che ricorda ancora nella sua configurazione di stratigrafia di pietre, di ghiaie, di ciotoli, di frammenti, di mattoni e di cemento, la trasformazione del suolo di Torino, la stratificazione del sottosuolo di quest'area. In quest'area dell'Ambico è previsto l'insediamento di questo arboreto, quarco carpineto, che costituirà lo scenario, il panorama del Parco d'Arte Vivente. The Forest, l'idea di costruire una sorta di arboreto, una collezione di specie vegetali, di piante, di arbusti, che in qualche modo raccontano e descrivono il panorama
frammento di foresta preindustriale o quantomeno della foresta planiziale che occupava la pianura padana. Quindi questo paesaggio sarà un paesaggio boscato, sarà una specie di bosco che in qualche modo ridefinirà il contesto all'interno del quale è costruito bioma e si metterà in relazione ovviamente anche con bioma. Come si vede da questa planimetria, nella posizione centrale c'è l'edificio di bioma, edificio con questa corte interna di forma ottagonale, inserito in questa collina. Il bioma è la biosfera più tutta l'umanità, no? Col suo processo culturale, no? Quindi visto in un insieme di interdipendenza. Qui ci troviamo nella serra, all'ingresso del Parco d'Arte. Questo è lo snodo che collega la piazza pedonale d'ingresso alla corte centrale, attorno alla quale si sviluppa la struttura di bioma, che accoglie appunto l'intervento di Piero Bioma, questa successione di laboratori interattivi. Al centro c'è una grande collina che contiene nel suo ventre l'edificio con i laboratori, i servizi, percorso espositivo permanente. Già salendo su questa collina, noi l'abbiamo fatto insieme, no? Anche con loro due l'altra settimana, si ha la sensazione di uscire, no? Dalla meccanicità dell'ambiente urbano e di essere su una collina, no? Che è una delle situazioni, no? Che si vivono quando ci possiamo permettere una passeggiata nella natura, no? E la corte, dicevo, sarà poi il luogo di una serie di attività di carattere ricreativo, artistico, laboratoriale, per cui i partecipanti possono affacciarsi da questa balconata, da questo loggiato, verso la corte, quando verrà appunto utilizzata per attività di carattere ricreativo, per spettacoli, eccetera.